Spero di sì, spero che poi è già passato. Oggi ho fatto una mezz'oretta di partita con la primavera e è andato tutto bene, quindi spero di essermi lasciato l'infortunio alle spalle. Giorno dell'infortunio. Sì, io nasco lì, diversi anni fa giocavo lì, poi ultimamente mi hanno cambiato un po' ruoli, però io nasco lì, sicuramente mi trovo bene a giocare lì. Fuori una bella competizione per quella maglia. Sì, ma la competizione è sicuramente sana, io e Cesare andiamo molto d'accordo, sono contentissimo per lui, è un ragazzo che merita, sta dimostrando tutto il suo valore, quindi sono contento per lui. Quando sarò bene anch'io, ripeto, sarà una competizione sana, siamo ragazzi intelligenti, è giusto che sia così, le partite sono tante, giocherà, poi alla fine sceglierà il mister, giocherà chi merita. No, dice che quando starò bene anch'io, quanto ti manca per la migliore condizione? Guarda, io stavo iniziando veramente a stare bene, infatti abbiamo la dimostrazione che il mister non aveva troppo possibilità di giocare. Purtroppo la sfortuna ci vede bene, così si dice, ho avuto questo infortunio che mi ha rallentato un pochino, però oggi sono fiducioso perché oggi ho fatto una mezz'oretta e non mi sentivo male, quindi spero di star bene il prima possibile. Sono io il primo dispiaciuto per questa situazione perché comunque non ho potuto ancora dare nulla a questa squadra. Però spero di riuscire a farlo il prima possibile. Hai giocato in campionato e i risultati sono stati altalenanti. Sì, purtroppo è un po' il nostro limite di adesso, che comunque facciamo un'ottima prestazione a Latina in un campo difficilissimo e purtroppo vanifichiamo tutto quello dopo in casa. È un aspetto su cui stiamo lavorando. Penso che sia il primo vero passo falso da quando c'è questo allenatore, da quando c'è il nuovo allenatore, quindi abbiamo capito i nostri errori, ci rimbocchiamo subito le maniche, fa parte del nostro lavoro, ma la forza sta nel rialzarsi e sabato c'è la possibilità di farlo. Sì, ma io dico sempre che ogni partita è la tua storia, si va in campo sempre 11 contro 11, indubbiamente il Pescara è un'ottima squadra, però noi non dobbiamo temere nessuno, bisogna avere rispetto di tutti, è normale che la classifica ci metta un po' l'apprensione, ma dobbiamo essere bravi a non pensare a questo, ma a dare il 100% in campo e abbiamo dimostrato che quando lo diamo possiamo dire la nostra su qualunque campo.